con il sindaco Zanonato. Quale identità e quale volto deve emergere a suo parere dal giovane Partito Democratico in vista del suo primo congresso? Beh, ci sono alcuni valori di riferimento che naturalmente condivido fortemente, sono i valori di uguaglianza, di giustizia sociale, di libertà. Noi coniughiamo questi valori immaginando un'organizzazione sociale che preveda di aiutare le componenti più deboli, quelli che hanno bisogno, e che quindi metta tutti in condizione di partire allo stesso livello. Aggiungo che secondo me un partito moderno di sinistra deve avere anche il valore del merito, e cioè deve fare in modo di proporre modelli sociali in cui chi si impegna di più, chi ha più voglia di fare, chi ha voglia di più di dare agli altri, abbia anche maggior successo all'interno della comunità. L'altra cosa a cui tengo moltissimo è l'organizzazione. Non sono d'accordo con chi propone un cosiddetto partito leggero. Il partito leggero è il partito che ha un'opinione formata dall'esterno. Saranno i grandi media a decidere di cosa si discute, quali sono le soluzioni, quali sono i problemi. Sono per un partito organizzato in cui i militanti si ritrovino con frequenza e in cui i temi siano decisi, discussi, risolti dall'insieme della militanza, dai cittadini, dagli attivisti, dai lavoratori, da tutti quelli che aderiscono, in modo tale che siamo noi, saremo noi in questo modo a dettare i temi agli altri e non a farceli in qualche modo imporre. Grazie.